Bentornati a Babylon, seconda parte del contenitore culturale di cinema, teatro, musica, letteratura, ma anche tendenze, nuove tendenze, sperimentazioni di Cusano Italia TV. Ancora Piercarlo Fabio, ancora Luca Rossi in cabina di regia. Manca ancora Francesca Pierri e mi manca particolarmente adesso, perché adesso Babylon si occupa di una materia che è la vera e propria passione di Francesca, nella quale io ammetto anche i miei limiti, compensati proprio da lei solitamente. Stavolta devo cavarmela da sola, perché parliamo di teatro. Babylon si occupa di teatro, di uno spettacolo particolare, una dimensione particolare del teatro. Lo sappiamo, il teatro adesso sta vivendo, come tutte le altre forme di intrattenimento che prevedono la presenza di pubblico, un periodo molto complesso. Teatri chiusi, prove che vengono rimandate, perché anche coloro che lavorano su un palco devono evitare gli assembramenti, e lavorare con un cast senza assembramenti è praticamente impossibile. Quindi un periodo molto difficile. Ci sono realtà che quindi vanno avanti, ma cercano, per andare avanti, strade nuove. Una di queste strade è quella tentata dalla compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, una compagnia nata all'interno della divisione, della sezione femminile del carcere di Rebibbia, che proprio insomma in questi giorni ha portato un suo spettacolo che ovviamente doveva essere reso pubblico, ma che non ha potuto farlo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, a disposizione del pubblico attraverso un audiolibro, la registrazione dello spettacolo attraverso un audiolibro. Lo spettacolo si intitola Ramona e Giulietta e noi abbiamo il piacere di ospitare la regista, che è Francesca Tricarico. Ciao Francesca. Ciao, salve. Francesca, partiamo proprio subito dallo spettacolo. Già nel titolo riecheggia qualcosa che insomma tutti gli amanti del teatro, della letteratura anche più in generale, conoscono benissimo: un nome grandissimo di un autore come William Shakespeare. Voi avete fatto un adattamento ovviamente di Romeo e Giulietta e lo avete cambiato in un certo modo. Mi dici intanto com'è andata, in che direzione siete andati con questo adattamento? Allora, nel 2017 il carcere di Rebibbia Femminile ha celebrato la prima unione civile fra due donne all'interno del carcere, quindi quell'anno, l'anno successivo, noi quando abbiamo iniziato ad avviare il nuovo laboratorio teatrale all'interno delle sezioni comuni di Rebibbia Femminile, questa storia riecheggiava forte. È stato un momento molto molto complicato all'interno della sezione, perché c'era proprio una divisione tra chi approvava l'amore fra donne e chi la considerava una cosa veramente vergognosa, così come veniva definito. Quindi abbiamo deciso di mettere in scena proprio quello che stava accadendo in quel momento all'interno del carcere femminile. Durante le prove abbiamo iniziato tutto un lavoro di discussione, di dibattito su questa tematica, che poi abbiamo riportato nella scrittura del riadattamento di Romeo e Giulietta, perché c'erano veramente due fazioni fra chi era a favore e chi era contro, per arrivare poi a fare un confronto molto importante, perché il teatro offriva quello spazio libero dove si potevano esprimere anche quelle opinioni molto scomode, solitamente nascoste, tenute per sé. Invece lì si era quasi autorizzati a poterlo fare in libertà, ed è stata veramente un'esperienza molto forte, fra le più forti che ho vissuto lì. E poi è uscito fuori che tutta questa rabbia non era altro che da chi non poteva vivere questo amore all'interno del carcere, legato alla negazione dell'affettività, quindi all'impossibilità in realtà di avere anche una sessualità all'interno del carcere con i propri compagni, mariti che stavano fuori, all'interno, fuori dal carcere. Quindi proprio un dibattito sulla nascita della rabbia, da dove viene in realtà la rabbia, i pretesti che noi utilizziamo, e spesso abbiamo bisogno di un altro contro cui prendercela, che sia l'immigrato, che sia il gay, in questo caso nella storia della nostra Ramona e Giulietta. Certo. Da dove viene tutto questo nostro odio? Che tra l'altro mi sembra abbia molto a che vedere, ed è interessante questo, con quello che anche Shakespeare raccontava in Romeo e Giulietta, la ricerca di un nemico senza che neanche le ragioni siano così chiare, siano così palesi, ma purché ci sia qualcuno contro cui scagliarti. Noi sono anni che abbiamo deciso di lavorare, abbiamo portato in scena testi diversi, di autori diversi, utilizziamo sempre i grandi autori che ci fanno un po' da armatura, sì, che poi noi riscriviamo e rimodelliamo a seconda di quelle che sono le necessità e le urgenze all'interno del carcere, ma fuori dal carcere anche. Poi il carcere non è altro che
il racconto della società fuori, soltanto visto più da vicino. Shakespeare è quello che ci offre maggiormente la possibilità in questo periodo di raccontare il nostro tempo presente come sempre fa. Assolutamente sì, no, assolutamente sì. Ecco, proprio su questo, prima di tornare poi allo spettacolo e al lavoro che avete portato avanti con la compagnia, proprio il discorso sulla società mi incuriosiva, il rapporto tra il mondo esterno, tra virgolette, la società esterna e la realtà del carcere. Spesso si sente dire che il carcere sia una sorta di società a parte, un mondo ignorato, spesso, spesso e volentieri anche, e dimenticato. Invece però, da quello che capisco, con il tuo lavoro e con la vostra attività, tu metti in luce come in realtà questo non sia vero, cioè sia soltanto quasi una forma, un microcosmo dove però si ritrovano le stesse identiche dinamiche della società al di fuori del carcere. Allora, che sia una realtà dimenticata lo dimostra anche il fatto che quando si parlava di tamponi, Sì. sono state segnalate tutte le varie categorie a cui dovevano arrivare per primi i vaccini, scusate, non i tamponi, e siano dimenticati la popolazione detenuta. Quindi questo secondo me è abbastanza grave in una società come Decisamente, la nostra. decisamente. E una società a parte, nel carcere ci sono, e quando dico carcere, istituti penitenziari, non sono soltanto i detenuti e le detenute, ma sono anche gli agenti. E tutte le persone che ci lavorano, ci sono persone, ci sono uomini e donne. Quindi è impensabile credere che sia qualcosa di a parte. Il carcere, nella mia esperienza, non è altro che la società sotto una grande lente di ingrandimento. Tutte quelle dinamiche che noi vediamo all'esterno, lì le possiamo osservare molto più da vicino. È una grande opportunità per capire la società fuori. E secondo me il teatro in carcere funziona così bene, come spesso ripeto, perché il teatro è una lente di ingrandimento sull'uomo, sulle relazioni umane, sulla nostra società. Il carcere ugualmente, quindi è come mettere una lente di ingrandimento su una lente di ingrandimento. Io credo che questa sia la forza più grande. E secondo me lavorare in carcere è utile sia all'istituto penitenziario, alle persone che lavorano lì, ma soprattutto è utile alla società esterna. Quello che avviene lì è utile all'esterno, così come il teatro in carcere è funzionale e utile, secondo me, molto di più per il teatro fuori. È una Ecco, grande no. opportunità. Ecco, proprio su questo, in che senso ti chiedo? Cioè, in che modo si dovrebbe creare questo scambio tra la società esterna e il carcere e ovviamente anche nello specifico teatrale, tra la realtà teatrale esterna al carcere e quella che si sviluppa all'interno? In che modo tu ritieni che queste esperienze di questo tipo, possano avere una ricaduta fondamentale all'esterno? Innanzitutto, il nostro obiettivo principale è quello di fare teatro. Nel momento in cui noi non snaturiamo quello che è il nostro lavoro, riusciamo ad ottenere degli risultati che siano all'interno, che abbiano un effetto terapeutico, pedagogico e tutto quello che noi ci raccontiamo sull'effetto del teatro sulle persone all'interno e fuori dal carcere. Certo. Ma poi è l'opportunità di portare all'esterno le voci di quelle donne che raccontano gioie, paure, ansie che appartengono al mondo carcerario, ma che appartengono agli uomini fuori. Il teatro, lo scopo e la funzione del teatro è far sì che gli spettatori, quando terminano di vedere uno spettacolo, abbiano delle nuove domande. Il teatro in carcere ha una forza in più perché ritrova l'essenza del teatro stesso, che è quello di portare in scena delle necessità, delle urgenze. Spesso il teatro fuori è distratto da dinamiche economiche, da tempi assurdi. Il teatro in carcere invece non tradisce la sua essenza. Ci sono quelle donne, parlo nella mia esperienza, che attraverso il teatro hanno l'opportunità di parlare a una quantità di persone che non potrebbero mai raggiungere perché possono vedere soltanto familiari, personali del carcere, È e vero. quindi per loro fare teatro è veramente ritrovare la necessità di dire delle cose. Di far conoscere le loro esperienze, ma perché questo avvenga, Francesca, è necessario che dall'esterno qualcuno entri in quell'ambiente come hai fatto tu con la compagnia. Io qui ti chiedo, tu lavori già da diversi anni con il carcere di Rebibbia, con le detenute, le ex detenute anche del carcere di Rebibbia, anche delle sezioni più difficili, la sezione alta sicurezza in particolar modo.
Vorrei capire come è stato, proprio in virtù di questo stigma, se vogliamo, di questa scissione che è stata creata più o meno reale, ma che comunque è dura a essere sconfitta. Com'è stato l'impatto di una presenza di qualcuno che arrivava da fuori per lavorare con loro? Cioè, c'è stata collaborazione, c'è stata diffidenza? Com'è andata? Quando si entra a lavorare in carcere all'inizio c'è sempre diffidenza. Chiunque racconti il mondo dei balocchi racconta una bugia. All'interno le persone che stanno in carcere vogliono fare teatro perché è l'opportunità di passare del tempo al di fuori della cella. Il motivo principale è quello. Alla maggior parte di loro non interessa nulla del teatro e quindi si viene soltanto, si va per fare una cosa diversa. Certo. Iniziando a fare teatro, poi si coglie quello che è l'opportunità che il teatro ti dà. Il teatro ti dà l'opportunità di avere un incontro con te stesso, il confronto con te, il confronto con un testo, il confronto con l'altro, di scoprire come l'altro, che sia apparentemente così lontano da te, oppure altro inteso come testo, altro inteso come spettatore, è in realtà più simile di quanto si creda a se stessi. Quando avviene questo, quando all'improvviso scatta questa consapevolezza, il teatro poi diventa una priorità, una necessità e si può arrivare a fare un lavoro intenso e profondo come quello che ho avuto l'opportunità di fare con le donne con cui lavoro, che realmente si sono donate nell'attività di scrittura e nel percorso di ricerca che insieme abbiamo fatto. Basta pensare appunto ad Amleta, che citavamo prima, Sì. all'interno dell'alta sicurezza, dove abbiamo deciso di raccontare i pericoli dell'amore e che cosa vuol dire essere la figlia di, la nipote di, la cugina di, la moglie di, e quindi un lavoro molto intenso in una sezione come quella dell'alta sicurezza. Queste sono Oppure, alcune immagini che stiamo vedendo, alcune immagini proprio di Amleta, Francesca, sì. sì. Oppure affrontare il tema dell'omosessualità in carcere, che è un tabù. Noi abbiamo scritto questo spettacolo nel momento in cui all'esterno i telegiornali non facevano altro che promuovere manifestazioni di persone che difendevano, non che difendevano, che attaccavano amori che fossero diversi da quelli che loro consideravano tradizionali, in un momento in cui anche la politica alimentava queste polemiche. A proprio favore, Sì, ecco, sì, quindi sì. è Allora, ovviamente stato. anche alla, insomma, questo serve anche a raccontare quello che dicevamo prima, Francesca, come il carcere non sia una realtà completamente avulsa da quello che accade nella società, ma anzi viva quelle tensioni, viva quelle contraddizioni in modo forse anche più forte, se vogliamo, rispetto a come vengono percepite all'esterno. E proprio su questo io torno al teatro, perché l'ho detto all'inizio, il teatro sta vivendo un periodo particolare, e con tutto quello che tu ci hai detto della tua esperienza, dello spettacolo Ramone e Giulietta, del tuo lavoro, emerge ancora con più forza quello che deve essere il ruolo di un'esperienza teatrale, sia per chi lo fa, sia per chi lo va a vedere, questo tipo di spettacoli. Ora i teatri sono chiusi, le prove sono bloccate, è difficile lavorare, ovviamente farlo a distanza tramite riunioni Zoom o appunto su internet in digitale. Io ti chiedo co come vedi questo periodo, come vedi questo anche. Io comincio a percepire purtroppo un po' di rassegnazione da parte di chi fa il tuo lavoro, da parte di chi ovviamente anche è un appassionato come me di cinema, di teatro. Come se appunto questa realtà ormai, dal momento che non è più così al centro delle cronache, non se ne parla più tanto dei teatri e dei cinema chiusi, stia diventando un'abitudine. Non so tu come la vivi e come, insomma. Guarda, prima hai detto una cosa su cui volevo intervenire. Hai detto non è possibile fare senza assembramenti, invece è possibilissimo fare. Chiunque sia andato a teatro in questo periodo, prima della chiusura, ha visto come vengano rispettate, come venivano rispettate maggiormente le distanze e le regole in un teatro rispetto a un qualsiasi centro commerciale, grande catena di mobili montabili, ecco. Verissimo, Quindi sì. sicuramente l'assembramento si può evitare e quindi lo stiamo vivendo male perché il teatro non si può fare su Zoom, non si può fare uno spettacolo online. Noi ieri avevamo necessità e abbiamo presentato la registrazione della lettura che stiamo facendo dell'audiolibro, facendo una diretta streaming, ma
perché avevamo necessità di far sentire la nostra voce, avevamo necessità di Certo. dire noi non ci stiamo arrendendo, stiamo continuando a lavorare, ma non è teatro, il teatro è confronto, è presenza, è scambio, è relazione in presenza e nel tempo presente. Quello che accade in questo istante non accade domani. La stessa battuta detta oggi non sarà uguale domani, perché chi avrò di fronte non sarà lo stesso domani. Avrà avuto una giornata diversa, io avrò avuto una giornata diversa. E questa è la forza e la magia del teatro. In una società che sempre di più teme il confronto, ma soprattutto teme l'ascolto. Noi ci stiamo abituando a vedere i filmati sempre più brevi, ad ascoltare tutto quello che dura sempre meno, il nostro tempo di ascolto è sempre minore. Il teatro ci chiede il tempo. Quando è fatto bene non ce lo chiede, lo desideriamo noi. Quindi arrendersi ad un teatro digitale, diciamolo così, che in teatro non è, vuol dire arrendersi di fronte alla possibilità di avere un confronto, che secondo me è la base della nostra società, a creare un legame fra noi e i nostri bisogni. Io sono d'accordissimo, poi qui si potrebbe fare aprire tutta una parentesi su quanto sia diffusa oggi la cultura degli slogan in questo concetto, in questo discorso legato al fatto che non c'è l'ascolto. Dov'è che trionfano gli slogan dove non c'è più la predisposizione all'ascolto di un'argomentazione più lunga e più vasta? Il teatro, così come il cinema, quando viene fatto bene, ovviamente richiedono quel tempo di cui parlavi tu, Francesca, e quindi anche riabituano a quella propensione all'ascolto. Io quindi non ti chiederò, non ti farò domande su presunte o fantomatiche Netflix della cultura, perché mi sembra che tu hai già disposto sulla questione, però Che temi la mia risposta. ma diciamo che l'ho già capita, quindi passiamo oltre e ti chiederò invece qualcosa legata alla categoria di chi il teatro lo fa, perché se a marzo-aprile io avevo visto con molto favore una comunione di intenti, anche una grande voglia di parlarsi, quello che appunto stavi dicendo tu, di confrontarsi sulle strade da battere, sui tentativi da fare, per fare spettacolo, sì, per portare avanti l'attività, ma anche per cercare di rendere finalmente la società e di conseguenza anche la classe dirigente, la politica, consapevole di che cosa si perde se si ferma il teatro, se si ferma la cultura, se si ferma il cinema e così la musica e chi più ne ha più ne metta. Io oggi torno a quello al mio, tra virgolette, pessimismo di prima, cioè io comincio un po' a vedere troppa rassegnazione e io vorrei sapere da te se magari nei tuoi confronti con coloro che fanno insomma il tuo mestiere anche te la percepisci anche tu o se invece magari invece adesso sta ripartendo qualcosa in questo senso. Dacci un Allora, segnale il di nostro. speranza, Francesca, cioè sostanzialmente è questo che ti chiedo. Allora, io penso che quando accadono delle cose così forti e così importanti ci sia bisogno di un tempo per metabolizzare e capire quello che sta accadendo. Il nostro lavoro rappresenta anche la nostra identità. Tutti i lavori sono importanti, hanno varie dignità e ci rappresentano in questo modo. Ma in ogni lavoro che io faccio, in ogni spettacolo, c'è una parte, sono un mio parto, mio e delle mie attrici e delle persone che lavorano con me. Questo stare fermi è avere quasi la sensazione che siamo privati della nostra identità. Io diffido, ammiro, ma diffido nello stesso tempo di chi in questo periodo non fa altro che produrre, produrre, produrre testi, produrre cose, perché c'è bisogno veramente, molti di noi si sentono persi. Veramente sentono di aver perso parte della loro identità, parte del loro essere. E quindi secondo me non c'è una rassegnazione, cioè stiamo elaborando quello che è stato un lutto e quindi stiamo cercando di trovare delle soluzioni nuove, perché poi con chiunque parlo sta cercando delle strade, ma la strada dell'online non funziona. E questa cosa ci sta distruggendo perché noi ieri abbiamo ricevuto tantissimo affetto, tante mail. Io non pensavo che potesse essere così emozionante un'attività del genere, però non è la stessa cosa.
Sono assolutamente d'accordo e sono contento anche di sentire che c'è una volontà di non rassegnazione a questo, cioè tu ci stai dicendo che comunque l'idea di pensare a come uscirne, a come lasciarsi alle spalle quello che tu giustamente hai definito un lutto sia ancora così presente, beh, da questo punto di vista mi rincuora Io tantissimo. spero che sia l'opportunità perché ci lamentiamo tutti che i teatri sono vuoti. Sicuramente non c'è stata una politica che ha aiutato a riempire i teatri, però ci sono anche delle responsabilità da parte nostra, quindi che anche questo porti un ascolto maggiore anche di noi stessi, di noi teatranti, su quello che il teatro è diventato. Per me fare teatro in carcere, come ho detto prima, è ritrovare l'essenza del teatro. Questo periodo terribile, forse anche l'opportunità di concederci dei silenzi, ognuno di noi, per trovare delle strade che siano più vicine ai reali bisogni di ognuno da portare in scena. Resta il fatto che una politica del genere che sceglie di tenere aperto un'IKEA e mi chiude un teatro, forse qualcosa da rivedere ce l'ha, però è anche vero che ci sono persone che fanno per i nuovi centri commerciali 4 ore di fila per entrare in un negozio, quindi c'è qualcosa da rivedere al di là di quello che ci hanno chiesto. È vero, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono tanti i punti su cui intervenire, anche le abitudini, tra virgolette, di consumo culturale dello spettatore e come anche rendere tutto questo ovviamente più fruibile da un certo punto di vista, convincerlo insomma che il tempo in questione è un bene prezioso e dedicarlo al teatro e alla cultura in generale è assolutamente un fine particolarmente nobile e particolarmente importante, soprattutto per lo sviluppo di una determinata società. E io proprio su questo sguardo al futuro, Francesca, ti chiedo, tornando a Ramone e Giulietta, quale sarà, se state già ragionando su quale potrebbe essere il futuro? C'è stato l'audiolibro, c'è stata la lettura, in streaming sulla pagina Facebook della compagnia, però ovviamente voi potete portare questo spettacolo a contatto con il pubblico. Ti chiedo, ci state già ragionando? State già cominciando a capire magari quali saranno i prossimi mesi, come andranno? Allora, le donne del Muro Alto sicuro non si arrendono e hanno voglia di far sentire la loro voce. Noi siamo molto felici perché in questo momento così complesso abbiamo deciso di portare avanti un progetto per noi importantissimo. Abbiamo iniziato tutto il lavoro all'interno del carcere di Rebibbia femminile e poi abbiamo deciso di proseguire con le signore in detenzione alternativa, quindi in affido ai domiciliari, eccetera, attraverso il permesso del magistrato di sorveglianza che ci ha sostenuto e crede nella forza e nel potere del teatro. E abbiamo iniziato questo percorso con ex detenute e detenute in detenzione, signore che stanno in detenzione alternativa ed ex detenute, e l'idea è quello di portare in scena Ramona e Giulietta con loro, per poter proseguire quello che è iniziato nel carcere e continua fuori, il famoso ponte che ci dicevamo, la continuità. Per me la cosa più bella è stata per alcune di loro che erano uscite da un mese e hanno avuto il loro primo guadagno fuori dal carcere attraverso questa lettura di Ramona e Giulietta in qualità di attrici. E questa è stata una delle cose che ci ha reso più felici come valore simbolico di quello che il teatro è soprattutto un lavoro. Non è Assolutamente, un assolutamente gioco, è un gioco serio, come diceva qualcuno prima di me. E quindi questo progetto noi lo continuiamo e abbiamo, ecco, la gioia di avere compagnia all'esterno e all'interno e vorremmo che sempre di più ci fosse questa continuità, proprio per abbattere i famosi muri di cui abbiamo parlato prima. Esattamente. No, no, esattamente, quello che ci sta dicendo Francesca è butta giù un po' di luoghi comuni stantii, sia sul carcere che non serve alla rieducazione ma diventa solo un parcheggio per gli indesiderati della società, sia sul teatro che hai fatto benissimo a sottolinearlo, è un lavoro, il lavoro culturale è un lavoro, assolutamente sì. Francesca, io ti ringrazio davvero per il tuo lavoro, ti ringrazio davvero per questa bella chiacchierata. Ricordo Ramona e Giulietta, la compagnia delle donne del Muro Alto. Ne riparleremo, spero, presto, quando questo spettacolo uscirà dal carcere e arriverà ovviamente a disposizione del pubblico. Noi qui a Babylon ne riparleremo molto volentieri.
Sarà un piacere, grazie a voi. Ciao Ciao Francesca. a tutti. Francesca Tricarico, regista di Ramona e Giulietta. Una chiacchierata molto bella quella che abbiamo appena fatto, proprio perché veramente serve anche a toglierci un po' di, insomma, anche di veramente di luoghi comuni e di frasi fatte su tante cose, sul teatro, sulla cultura nel nostro paese, sul carcere soprattutto. Ramona e Giulietta, riusciremo a vederlo in un teatro, io ho fiducia in questo, lo faremo presto e insomma qui a Babylon torneremo a parlarne. Intanto la puntata di oggi termina qui, io vi lascio alla programmazione di Cusano Italia TV e vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata di Babylon, tornerà sicuramente anche Francesca Pierri. Ciao a tutti!